pensare di discutere, di affrontare un tema come quello che l'amico Elvio De Santis, vice sindaco di questo comune, ha voluto porre all'attenzione della comunità per una riflessione complessiva, per una riflessione profonda sulla giustizia attuale, su quanto ne consegue in ordine al rispetto delle leggi e delle norme, quanto ne consegue in termini di trasparenza nell'attività amministrativa. In effetti potremmo dire che inizia questa sera una serie di conversazioni che, oltre al giudice Falcone, possiamo discutere su altri martiri della giustizia, potremmo definirli. Io ho vissuto un po' di tempo a Palermo, quindi non ho conosciuto Falcone, ma ho conosciuto la situazione palermitana nei 4 anni di segretario della CISL e commissario della CISL a Palermo. Quindi gli aspetti che questa sera verranno all'attenzione sicuramente interrogheranno ognuno di noi in ordine al rispetto delle leggi e in ordine a quanto ognuno di noi, laddove esercita l'attività professionale o amministrativa, deve avere un riferimento cui ispirarsi per poter gestire bene specialmente la cosa pubblica. Io non la voglio fare lunga, anche perché i personaggi, specialmente il professor Taormina, ci diranno poi con tecnica e con conoscenza quali dovrebbero essere i comportamenti di chi, come me o altri che sono qui, sindaci o amministratori, debbono informare il loro essere nella quotidianità alle norme, alle leggi e al rispetto delle leggi e delle norme. Quindi io darei immediatamente la parola, se non dopo aver presentato l'avvocato Padovani, che è colui il quale ha ideato assieme ad Elvio l'inizio di questi incontri, perché ne faremo altri, poi studieremo quali personaggi richiamare per avere un riferimento ideale e valoriale. E vi presento tra l'altro anche il professor Taormina, il quale, per chi non lo conosce approfonditamente, parte da magistrato a Roma, perché lui viene dalla magistratura, vince il concorso per un docente universitario e diventa titolare di cattedra a Tor Vergata. Ha un'esperienza politica amministrativa diventando sottosegretario al Ministero degli Interni e adesso è cittadino di Arcinazzo, non onorario ma a tutti gli effetti è cittadino di Arcinazzo. Noi lo salutiamo particolarmente perché obiettivamente avere un personaggio come il professor Taormina cittadino, beh, quantomeno a livello di rapporti amicali per il bene della comunità troviamo le intese necessarie. E io ringrazio tutti, il sindaco di Alatri, il presidente dell'ordine degli avvocati di Tivoli e tutti gli amici che sono intervenuti, e do inizio alle danze passando la parola all'avvocato Padovani. Grazie. Grazie a tutti, grazie al sindaco per l'accoglienza e la disponibilità a questi incontri. Allora, tutti noi saremmo orientati a pensare che Giovanni Falcone, tanto celebrato, osannato, quasi santificato dopo la sua morte, lo sia stato anche in vita. Purtroppo non fu così,
perché la sua celebrazione come eroe nazionale è iniziata solo il giorno dopo la deposizione delle sue spoglie nella tomba del cimitero di Palermo. E come disse il magistrato Hilda Boccassini, che era una sua amica, in occasione di un anniversario della sua morte, non c'è in Italia un magistrato che abbia subito più sconfitte di Giovanni Falcone. Non c'è stato un uomo la cui fiducia e amicizia sia stata tradita con più determinazione e malignità. E veniamo allora qui a ricordare un po' gli episodi più salienti della sua vita e della sua carriera professionale. E Giovanni Falcone si laurea in giurisprudenza con 110 lode, tenendo una tesi sull'istruzione probatoria nel diritto amministrativo. Quindi vince il concorso in magistratura nel 1964. In quello stesso anno sposa Rita Bonnici e il suo primo incarico è quello di pretore a Lentini, dove si occupa sia del civile che del penale, e da lì dopo qualche anno passa al tribunale di Trapani. Finalmente approda al più grande tribunale della Sicilia, al tribunale di Palermo, nel 1978. Qui, dopo solo un anno, abbandona la giustizia civile e, come lui dirà, scelsi il penale perché la valutazione oggettiva dei fatti mi affascinava. Quindi la moglie di Rita Bonnici, però, dopo 14 anni di matrimonio, lo abbandona e si ritorna a Trapani, dove va a convivere con un magistrato che era stato il suo superiore. E, a Palermo viene destinato all'ufficio istruzione, dove il capo dell'ufficio è il magistrato burbero e integerrimo, qual è Rocco Chinnici. Rocco Chinnici gli affida subito uno dei processi cosiddetti sulla nuova mafia, che prende il nome dall'imputato più importante, che è Rosario Spadola, un imprenditore edile che è imputato di riciclaggio e traffico di eroina. Con Giovanni Falcone iniziano nuovi metodi di indagine, gli accertamenti bancari, l'analisi della movimentazione dei conti correnti, le richieste ai direttori di filiali di spiegazioni di questa movimentazione di denaro e soprattutto le rogatorie internazionali. E così facendo gli segue la pista dei capitali illeciti e i proventi appunto dei traffici di droga e di riciclaggio. Proprio in quel periodo il presidente della Corte d'Appello, diciamo che qua iniziano subito le sue difficoltà. Il presidente della Corte d'Appello di Palermo, Pizzillo, chiama il capo dell'ufficio istruzione Rocco Chinnici e gli dice: voi state rovinando l'economia siciliana con questi accertamenti bancari, devi caricare Giovanni Falcone di processetti in modo tale che non scopra un bel niente, perché i giudici istruttori in Sicilia non hanno mai scoperto nulla. In realtà Falcone e Chinnici proseguono alacremente il suo lavoro, il loro lavoro, e la mafia inizia quindi a uccidere i loro più stretti collaboratori. Prima muore il capo della squadra mobile Boris Giuliano, poi muore il capitano dei carabinieri a Monreale durante la festa del crocifisso Emanuele Basile. Quindi uccidono il procuratore della Repubblica Gaetano Costa, che aveva avuto il coraggio di sottoscrivere da solo i mandati di cattura perché i suoi sostituti si erano rifiutati di farlo. Viene assegnata a Giovanni Falcone la scorta, siamo nel 1980, e scorta che, come sappiamo, non lo lascerà più fino al giorno della sua morte. Inizia in questo periodo la sua convivenza anche con Francesca Morvillo, che era sua collega, anche la reduce da un precedente matrimonio, a Palermo, in quell'appartamento di via Notar Bartolo, che resterà famoso per quell'albero Magnolia, dove le scuole di tutta Italia andranno ad appendere i loro biglietti in memoria del giudice scomparso. Biglietti e messaggi che oggi sono raccolti in un libro. Ora, la scorta di Giovanni Falcone è impressionante. C'è una carretta dell'esercito che monta 24 ore su 24, i vetri di casa sono blindati, l'auto è blindata e c'è un elicottero che segue costantemente i suoi spostamenti. Ci sono tre persone che lo fisicamente coprono da possibili attacchi.
E iniziano però in questo periodo le invidie dei suoi colleghi, le gelosie, le maldicenze. Viene accusato di fare quello che gli dicono turismo giudiziario, perché molto spesso va in America, negli Stati Uniti, intraprende una stretta collaborazione con Rudolph Giuliani, procuratore distrettuale di New York, e poi, che poi diverrà anche sindaco di New York. In Italia, lì dove abita invece, c'è addirittura una condomina che scrive al Giornale di Sicilia e chiede che sia allontanato da quell'abitazione e fatto andare ad abitare in una zona periferica della città al fine di non essere disturbato dal continuo trillare delle sirene. C'è di nuovo il procuratore della Corte d'Appello di Palermo che lo chiama insieme a Francesca Morvillo e dice loro di chiedere il trasferimento per incompatibilità ambientale, perché loro con la loro relazione danno scandalo. Intanto la mafia non perdona, lo sappiamo. Il 3 settembre 82 in via Carini uccide il prefetto Dalla Chiesa e l'anno seguente, nel luglio 83, uccide Saltenaria, anche Rocco Vinnici, in via Pipitone Federico. I giornali titoleranno Palermo come Beirut. Gianni Falcone, pur nella tolleranza generale del palazzo, diventa comunque il punto di riferimento dell'immaginario collettivo della lotta alla mafia e iniziano le sue minacce di morte. Michele Greco, il capo della cupola dell'epoca, ha detto il Papa, gli dirà: signor giudice, lei è il più bravo dei giudici, lei è il Maradona dei giudici, ma servirà uno sgambetto per toglierle la palla. Inizia intanto quell'inchiesta che porterà poi al maxi processo, alla redazione del maxi processo. Questo grazie alle indagini di Ninni Cassarà e Beppe Montana, che anche loro non vedranno la fine del maxi processo perché verranno uccisi barbaramente, ma soprattutto grazie alla collaborazione del pentito Tommaso Buscetta e di Salvatore Contorno. E questo è il momento di massima fama, se possiamo dire, del giudice Falcone. Una truppa televisiva francese viene in Italia e realizza anche un documentario sulla mafia, anche con interviste al nostro giudice. Sì, possiamo vedere. Ore su 24 in un piccolo ufficio di acciaio e cemento per lottare contro la mafia non può assaporare i piccoli piaceri della vita quotidiana. È vero quello che dico? Diciamo che c'è molto di vero, sì, ovviamente questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy. E come lo vive lei? Direi con rassegnazione. Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare da una stessa. Ecco, il coraggio è questo, ovviamente non è più coraggio di coscienza. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai veri cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori. Una domanda, se mi consente, di carattere personale. Lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia, considerato dal Cusco un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai. Bene,
abbiamo visto Rocco Chinnici salta in aria e quindi il Consiglio Superiore della Magistratura nomina il sostituto, il nuovo consigliere istruttore. È Antonino Caponnetto, magistrato fiorentino, ma palermitano, che viene a terminare la sua carriera proprio a Palermo. La sua scelta, che all'inizio sembra infelice perché Antonio Caponnetto è appunto ormai prossimo alla pensione, sembra anche esile, una persona riservata, in realtà si rivelerà una scelta tutt'altro che positiva proprio per Cosa Nostra, perché Antonio Caponnetto decide di costituire un pool di magistrati che si occupano esclusivamente di reati attinenti alla cupola e fa sistemare nel bunker, fa sistemare nel palazzo di giustizia un bunker al seminterrato, tutto in cemento, armato, e di questo pool saranno chiamati a farne parte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello. Come ho detto, inizia a collaborare con Masino Buscetta, il cosiddetto boss dei due mondi, e parlerà per 45 giorni in una sede della Criminal Pool a Roma. Giovanni Falcone lo interroga e verbalizza personalmente le sue dichiarazioni perché non si fida di nessuno. Così non ci sono soffiate e la notte del 29 settembre 84 avviene il cosiddetto Blitz di San Michele, una retata che porta in carcere interi clan mafiosi in tutta Italia e vengono trasferiti in 7 carceri italiane, tutte tranne il carcere del Lucciardone, che era famoso, dove il boss si diceva come andava. È quello il periodo della primavera palermitana, con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che aveva fatto della lotta alla mafia la sua campagna elettorale e che il comune di Palermo che si costituisce per la prima volta parte civile nei processi per mafia. Tuttavia, nel momento in cui due giudici, Falcone e Borsellino, dovevano redigere l'ordinanza di rinvio del maxi processo, Caponnetto viene a conoscenza che è partito l'ordine dal carcere per ucciderli. E quindi vengono prelevati con le proprie famiglie e trasportati nel supercarcere della Sinara, dove appunto potranno redigere l'ordinanza di rinvio del maxi processo. Ordinanza di rinvio che una volta completa sarà un'opera monumentale perché costituita da ben 8.067 pagine raccolte in 50 faldoni. E qui per la prima volta viene teorizzato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, dove si dice è costituita da manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche istituzioni che possono realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, sussumibili a titolo concorsuale nel delitto di associazione mafiosa. Cosa curiosa, se vogliamo, è che al termine del soggiorno, se così si può chiamare, lo Stato italiano ringrazierà i nostri due giudici inviando loro una nota delle spese per vitto e alloggio di 415.800 lire cada uno. Finalmente il 10 maggio 1986 inizia il maxi processo a Cosa Nostra, dopo che era stato difficile trovare un magistrato disposto a presiederlo, e viene trovato nella figura di Alfonso Giordano, e giudice all'atere è Pietro Grasso e pubblici ministeri Domenico Signorino e Giuseppe Agliava. Morirà suicida per delle accuse di connivenza con la mafia. Nello stesso mese Giovanni Falcone, quasi in incognito, in comune, sposa Francesca. Dopo 35 giorni di consiglio, una camera di consiglio delle più lunghe che si ricordi, Cosa Nostra incassa la sconfitta più dura della propria storia.
19 ergastoli, 2.665 anni di carcere, 11 miliardi e mezzo di multa. Ma al di là delle pesanti condanne che Cosa Nostra riporta, è interessante che per la prima volta viene riconosciuto il principio che l'unicità, il principio di un'organizzazione Cosa Nostra è unica. C'è una direzione strategica che è la cupola e che è la responsabile di tutti i reati più gravi che vengono commessi sull'isola. Vediamo. In questa città, il 10 febbraio 1986, si apre il processo a Cosa Nostra. Il più grande processo che sia mai stato celebrato contro la criminalità organizzata. Accanto al sinistro carcere del Lucertone viene costruita un'aula bunker. Deve ospitare i 221 imputati detenuti e i 59 affiliati. Mancano all'appello 194 latitanti. Eccezionali misure di sicurezza vengono adottate nel timore di attentati e fughe. 3.000 agenti presidiano la zona. Un sistema di porte blindate e vetri antiproiettile protegge i giudici, gli oltre 900 testimoni e parti lese, i 180 difensori. Un processo assolutamente straordinario. La Corte! Volevo comunicare che l'imputato Tommaso Buscetta, che ho iniziato a comparire, è a disposizione della Corte. L'arrivo di Tommaso Buscetta ribalta i piani degli imputati. Ora hanno in fronte il loro accusatore. Tommaso Buscetta, chiamato il boss dei due mondi per le lunghe permanenze in America, con le sue 400 pagine di interrogatorio ha dato un colpo clarissimo a Cosa Nostra. Al giudice istruttore Giovanni Falcone ha raccontato storie e segreti della mafia. Arrestato in Brasile, dove ha cominciato a parlare, il 13 luglio del 1984 è stato portato in Italia. Consegnato poi alle autorità americane, è ritornato nel nostro paese solo per questa deposizione. La deposizione di un capo da 40 anni in contatto con tutti i vertici delle famiglie mafiose. Aveva in te parlare. Queste sono le uniche immagini del volto del pentito. Da questo momento, per decisione del Presidente della Corte, Alfonso Giordano, di lui le telecamere inquadreranno solo le spalle o le mani e il muso. Sarà così anche per gli altri pentiti. Adesso comincia veramente il processo. Per forza c'è il greco che vuole parlare. C'è il 19. Io desidero fare un augurio. Io mi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. E quella che speriamo anche noi. Che per il compito che vi aspetta, mi deve scusare, signor Presidente, la serenità è la parte fondamentale per il giudicato. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore, che lo raccomandò a Mosè. Quando deve giudicare che ci sia la massima serenità, che è la parte fondamentale. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita, forse a questa occasione. La Corte della tua composizione effettiva e via il talento. L'11 novembre del 1987 la Corte entra in Camera di Consiglio, accompagnata dal viatico di Michele Greco. Sono passati 21 mesi dall'inizio del processo, 638 giorni. Sembra l'inizio di un'ondata di successi. Giovanni Falcone e il PUL sarebbero inarrestabili, invece è l'inizio di un lento loro declino professionale. Il PUL viene smembrato in nome di un principio della cosiddetta normalizzazione. A nulla valgono le grida di allarme di Giovanni Falcone, che dice ci accorgeremo del danno che è stato fatto quando sarà troppo tardi. Tutto è già stato deciso.
Antonino Caponnetto, dopo 4 anni e 4 mesi di vita blindata, chiede di poter essere collocato in pensione. È ormai stanco. Giovanni Falcone ha tutte le carte in regola per succedergli e anzi convincono proprio Antonino Caponnetto a non ripensarci, proprio perché Giovanni Falcone prenderà il suo posto. E invece il Consiglio Superiore della Magistratura ha già trovato la figura da contrapporgli. Si tratta di un magistrato ben più anziano di lui, di 17 anni, è Antonino Meli. Antonino Meli aveva presentato domanda per essere presidente del Tribunale di Palermo, ma improvvisamente ritira quella domanda e presenta quella di capo dell'ufficio istruzione. Il 19 gennaio 1988, il giorno di compleanno di Borsellino, come lui stesso ricorderà, i membri del CSM votano 14 per Antonino Meli, 10 per Giovanni Falcone. L'artefice di questa operazione viene considerato Vincenzo Geraci, che Paolo Borsellino, nel trigesimo della morte di Falcone, chiamerà Giuda per aver tradito, e la cui dichiarazione di voto resterà impressa, diciamo, negli annali per le motivazioni così dense di ipocrisia, e che vi vado a leggere in una piccola parte. Pur con, dice Vincenzo Geraci, sostituto con Falcone a Palermo prima, pur col disagio di dover ripercorrere momenti autobiografici rimasti indelebilmente impressi nel vissuto di quella sparuta pattuglia di samurai che si buttò generosamente a corpo morto, con immani sacrifici e rischi personali nel contrasto giudiziario alla barbarie mafiosa, in un momento in cui le strade di Palermo erano letteralmente lastricate di morti e i vertici istituzionali dell'isola venivano impietosamente decapitati uno dopo l'altro, sento di dover adempiere a un obbligo morale di testimonianza personale nel rappresentare che Giovanni Falcone è stato il migliore di tutti noi e che io ascrivo al mio esaltante e irripetibile privilegio quello di aver lavorato assieme a lui, che ha scritto pagine di riscatto civile nel libro della storia, non solo giudiziaria, del nostro paese. E allora, se Giovanni Falcone è il migliore, perché non viene votato? Perché c'è la personalità di Antonino Meli, cui l'altissimo e silenzioso senso del dovere, poi sempre manifestato, costò in tempi drammatici la deportazione nei campi di concentramento nazisti della Polonia e della Germania, dove egli rimase prigioniero per 2 anni, dal settembre 43 al settembre del 45, sopravvivendo a stento. In realtà non è solo questione di uomini, è diversità di concezione del fenomeno mafioso. Antonino Meli, infatti, aderiva all'idea secondo cui l'organizzazione verticistica, l'organizzazione Cosa Nostra, non è un'organizzazione verticistica, non ha una direzione strategica, ma la chiamava un'accolita di bande, diversamente da quello che aveva sentenziato il maxi processo. È la tesi anche sostenuta da Corrado Carnevale, detto l'ammazza sentenze, presidente della prima sezione della Corte di Cassazione, che aveva annullato con rinvio molte condanne in primo e secondo grado, se ne contano circa 500. E la nuova ideologia applicata da Antonino Meli si vede subito. Si pende infatti Antonino Calderone, viene disposta una nuova retata di arresti, ma stavolta non è più il pool a occuparsene, ma il Antonino Meli stesso che avvoca a sé l'indagine, la spezzetta in 15 fascicoli e li invia in tutte le procure del territorio siciliano. A Falcone vengono assegnati i fascicoli per furto, scippi, rapine, emissioni di assegni a vuoto.
tutti debbono occuparsi di tutto, questa è la sua filosofia, e quindi Gianni Falcone sopporta in silenzio, rispettoso delle istituzioni, finge che nulla accada. Chi invece denuncia questo che sta accadendo è l'amico Paolo Borsellino. Paolo Borsellino era stato nominato procuratore capo a Marsala e in occasione di una presentazione di un libro dice pubblicamente il pool sta morendo, Giovanni Falcone non è più il riferimento delle indagini antimafia e Paolo Borsellino per queste dichiarazioni rischia un procedimento disciplinare gravissimo, perché ha alla stampa rilasciato dichiarazioni così circostanziate e anche così gravi. A questo punto Giovanni Falcone decide di attirare l'attenzione su di sé e manda una lettera al CSM dove chiede, fra l'altro, di essere trasferito ad altro ufficio. Ve ne leggo qualche brano. Ho tollerato in silenzio in questi ultimi anni, in cui mi sono occupato di istruttorie sulla criminalità mafiosa, le inevitabili accuse di protagonismo o di scorrettezze nel mio lavoro. Ritenendo di compiere un servizio utile alla società, ero pago del dovere compiuto e consapevole che si trattava di uno dei tanti inconvenienti connessi alle funzioni affidate. Ero inoltre sicuro che la pubblicità dei relativi dibattimenti avrebbe dimostrato, come in effetti è avvenuto, che le istruttorie in cui io ho collaborato erano state condotte nel più assoluto rispetto della legalità. Ho dovuto però registrare infami calunnie e una campagna denigratoria di inaudita bassezza, cui non ho reagito solo perché ritenevo, forse a torto, che il mio ruolo mi imponesse il silenzio. Quello che paventavo è purtroppo avvenuto. Le istruttorie ai processi di mafia si sono inceppate. Quel delicatissimo congegno che è costituito dal gruppo cosiddetto antimafia, per cause che in questa sede non intendo analizzare, è ormai in stato di stallo. Paolo Borsellino, della cui amicizia mi onoro, ha dimostrato ancora una volta il suo senso dello Stato e il suo coraggio, denunciando pubblicamente omissioni ed inerzie nella repressione del fenomeno mafioso, ma che sono sotto gli occhi di tutti. E quindi conclude: e allora, dopo lunga riflessione, mi sono reso conto che l'unica via praticabile a tal fine è quella di cambiare immediatamente ufficio. E questa scelta, a mio avviso, è resa ancora più opportuna dal fatto che i miei convincimenti sui criteri di gestione delle istruttorie divergono radicalmente da quelli del consigliere istruttore divenuto titolare, per sua precisa scelta, di tutte le istruttorie in materia di mafia. Mi rivolgo pertanto alla sensibilità del Presidente del Tribunale affinché, nel modo che riterrà più opportuno, mi assegni a altro ufficio nel più breve tempo possibile. Per intanto chiedo di poter iniziare a fruire delle ferie con decorrenza immediata. In realtà il CSM non tornerà sulla nomina di Antonino Melli e Antonino Melli viene mantenuto capo dell'ufficio istruzione, ma le dimissioni dall'ufficio di Giovanni Falcone vengono respinte per i suoi comunque alti meriti. Ma in realtà è pronta un'altra umiliazione per Giovanni Falcone, una dopo l'altra. Viene infatti istituito l'alto commissariato per la lotta alla mafia, viene invitato a presentare domanda perché gli viene garantito che verrà nominato, in realtà viene nominato un altro magistrato romano, Domenico Sica, magistrato senza alcuna esperienza specifica sul fenomeno mafioso. Lui stesso, quando viene intervistato, dice: vado a Palermo per fare esperienza, per capire di che cosa si tratta. Intanto assistiamo a quel fenomeno, l'episodio delle cosiddette lettere del corpo. A maggio 89 era stato arrestato a Bagheria, dove erano stati uccisi alcuni rappresentanti della mafia vincente, Salvatore Contorno, uno di quelli che era stato pentito del maxi processo.
Bene, arrivano 6 lettere anonime, le quali con dovizia di particolari accusano Giovanni Falcone di aver fatto di Salvatore Contorno un killer di Stato, di averlo fatto rientrare in Italia e di averlo coperto. Sono appunto le famose lettere del Corvo, una viene anche inviata al Achille Occhetto, il capo del PDS, dell'epoca. Per queste lettere del Corvo viene indagato un magistrato, Alberto di Pisa, con uno stratagemma. Viene invitato dall'alto commissario alla lotta alla mafia, Domenico Siga, a prendere un caffè presso il suo ufficio. E vengono quindi prese le sue impronte digitali e confrontate con quelle delle lettere, e parzialmente coincidono. Quindi Alberto di Pisa viene indagato per questo reato. Di Pisa dice di non esserne l'autore, ma comunque di condividerne il contenuto, e dall'altra Siga sostiene che sia stato proprio Giovanni Falcone ad avergli indicato come possibile autore il magistrato di Pisa. Quindi ancora una volta sono invitati a giustificarsi davanti al CSM, ivi Falcone compreso. Arriviamo al 20 giugno 1989. Giovanni Falcone aveva preso in affitto una villa sul mare a Laddaura. Qui i poliziotti trovano un borsone con 57 candelotti di dinamite. E il giudice stava insieme a due magistrati svizzeri, Carla Del Ponte e Claudio Lehmann, per discutere di rogatorio internazionale. E è proprio in quell'occasione che il giudice Falcone parla per la prima volta di una convergenza di interessi fra centri occulti di potere e vertici di Cosa Nostra, menti raffinatissime che cercano di orientare le azioni della mafia. Sta di fatto riferendosi ai servizi segreti deviati. Ha paura in questo momento, comincia a dormire per terra per non lasciarsi troppo nel sonno, dorme con una pistola calibro 38 sotto il cuscino, pensa anche di separarsi dalla moglie Francesca, e anche se si rende conto che servirebbe a poco. D'altra parte loro hanno già deciso di non avere figli, lui diceva ci sono già troppi orfani in Sicilia. E alla sorella, che lo rimprovera per questo atteggiamento, che non vuole più vedere la moglie, lui gli dice: ma non ti rendi conto, non avete ancora capito che io sono ormai solo un cadavere ambulante. Invece sui giornali molti scrivono accusandolo che la bomba se la sia piazzata da solo per agevolare e incentivare il CSM a nominarlo procuratore aggiunto. Nomina che effettivamente qualche giorno dopo, questo il 20 giugno 89, avviene. Ma Giovanni Falcone, a ottobre dell'89, viene servita un'altra polpetta avvelenata. Gli si presenta un pentito catanese, Giuseppe Pellegrini, il quale afferma di sapere che il mandante dell'omicidio del presidente della regione siciliana, Alessandri Mattarella, fratello del presidente attuale, sia Salvo Lima, il luogo tenente di Andreotti in Sicilia, e l'esecutore materiale un certo Carlo Campanella. Giovanni Falcone non esita a emettere un mandato di cattura per calunnia aggravata nei confronti di questo pentito catanese e del suo ispiratore, che era quel noto Angelo Izzo, un famoso estremista di destra, il massacratore del Circeo. Infatti, da una verifica, egli aveva scoperto che il 6 gennaio 1980, data dell'attentato a Piersanti Mattarella, Carlo Campanella in realtà era in carcere. Bene, comunque, a capo della procura, perché entra in vigore il nuovo codice di procedura penale, e quindi capo della procura viene nominato Pietro Giammanco e Giovanni Falcone è procuratore aggiunto. Ma in realtà Pietro Giammanco ripeterà nei confronti di Giovanni Falcone gli stessi atti di delegittimazione e di insofferenza che aveva avuto in precedenza Antonino Meri.
Per parlargli Falcone è costretto ad attendere spesso ore dietro la porta del procuratore, magari in compagnia degli avvocati e delle persone che lui stesso aveva indagato. Gianni Falcone vorrebbe indagare su Gladio, vorrebbe indagare sugli infiltrati anticomunisti nel partito di Via Torre, ma in entrambi i casi viene bloccato dal procuratore Giammanico. Allora pensa di candidarsi al CSM per modificare la politica giudiziaria di questo paese. Ovviamente non viene votato e quindi non viene eletto. Siamo agli ultimi mesi della permanenza di Gianni Falcone a Palermo. La procura di Giammanco decide di chiudere l'inchiesta sui delitti politici di Michele Reina, il segretario provinciale della DC, di Pio La Torre, il segretario del Partito Comunista, e di Piersanti Mattarella, posizione che a suo tempo era stata stralciata dal maxi processo. Falcone dice continuamente che non vorrebbe firmare questa chiusura di questa inchiesta perché è superficiale, perché è senza alcuna indagine sui mandanti occulti, ma alla fine la sottoscrive, è l'ultimo atto che egli sottoscrive prima di trasferirsi, perché teme un altro caso Palermo con nuove audizioni al CSM e in realtà è ormai stanco di combattere. Invece, proprio per averla sottoscritta, il sindaco Leoluca Orlando, che dopo la sua morte chiederà scusa, lo attacca proprio per quella firma e in un'intervista dice, lo accusa di tenere le carte chiuse nei cassetti. Manda un esposto anche al CSM e ancora una volta Gianni Falcone deve giustificarsi per non aver indagato a fondo. Si rende conto appunto che a Palermo non può più lavorare, accetta allora l'invito del ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli di diventare direttore degli affari penali. Si scatena un putiferio, lo accusano di essersi venduto, di essere passato dalla parte del potere e di non aver mai alzato il tiro contro il terzo livello, il livello politico, proprio perché aveva intenzione di trasferirsi a Roma. Vediamo come lo attacca adesso. Allora, che secondo me farebbe bene andarsene al più presto possibile dai palazzi ministeriali, perché mi pare che l'aria non gli fa bene, non gli fa bene proprio. Questa è un'opinione soggettiva. Sì, sì, è un'opinione mia. Questa significa mancanza di senso dello Stato. No, questo a me pare invece in realtà senso della indipendenza e dell'autonomia della magistratura. Perché i politici. Il posto che io ricopro è un posto previsto per magistrati. Non c'entra niente. Ci si va sempre con tradimento. Ma questo forse basta di tutto. No, perché io non ci sono mai andato. Forse questo è solo il non ci sono mai andato, quindi non sono i miei problemi perché non sono stato al Ministero di Grazia e Giustizia. Ma comunque rispetto a una cosa di questo genere, io credo che sarebbe bene ripensarci, ma non solo per Giovanni Falcone, ma per tutti i giudici che hanno incarichi ministeriali di un certo rilievo. Il Ministero di Grazia e Giustizia ci sono posti che sono espressamente previsti per magistrati. Ma in qualsiasi paese al mondo sono magistrati che stanno a questo non è affatto vero. E comunque Giovanni, non mi piace che stai dentro il palazzo di governo, non mi piace. Adesso vi voglio leggere una lettera che invece Gianni Falcone scrive a un ragazzo proprio in questo periodo che era uno studente di giurisprudenza e aveva abbandonato le sue velleità di diventare magistrato e per ripiegare sulla carriera di avvocato. Proprio perché aveva assistito al maltrattamento in questo modo del giudice Falcone e soprattutto temeva che Falcone andando via da Palermo abbandonasse la lotta alla mafia, come era un timore collettivo. E allora Gianni Falcone gli scrive e vedete su carta intestata della Procura della Repubblica, il Procuratore della Repubblica aggiunto. Gli scrive e dice: caro dottor Gerbino, anzitutto grazie per la bella lettera che mi ha inviato.
Devo dirle poi che non condivido affatto il suo sentimento di frustrazione perché lei si sta avviando alla professione legale anziché alla carica di magistrato. Sono convinto, infatti, c'è tanto bisogno di avvocati preparati e corretti quanto di magistrati seri e coraggiosi. Anch'io poi sono convinto che il mio posto è al secondo piano del Palazzo di Giustizia, ma ci sono momenti in cui bisogna impegnare tutte le energie disponibili per certe battaglie ideali che sono altrettanto importanti quanto la lotta alla mafia e da cui, anzi, il buon esito di questa in massima parte dipende. Mi creda, non vi è alcun abbandono da parte mia e ciò sarà chiaro a tutti tra breve. Cordialmente, Giovanni Falcone. E in effetti la mafia comincia a rendersi conto che Giovanni Falcone a Roma può fare più danni che a Palermo. Egli prende possesso dell'ufficio il 13 marzo 91, qualche mese, e Giovanni Falcone ha già predisposto un pacchetto giustizia da sottoporre al Parlamento per la sua approvazione. Prevede norme più specifiche per la confisca dei beni, una legge sul fenomeno del pentitismo, il carcere duro per i boss ai penitenziari delle isole di Pianosa e Asinara, che effettivamente ci finiranno dopo la sua morte, il fondo anti-racket, la norma sullo scioglimento dei consigli comunali infiltrati dalla mafia. È in questo periodo che inizia la collaborazione con Marcel Padovani, non c'entra niente con me, e scrivono in collaborazione questo libro Cose di Cosa Nostra, una raccolta delle sue riflessioni sulla vita in Sicilia, sulle regole di vita della mafia. Inizia a scrivere articoli sulla Stampa e dovrebbe anche partecipare a una appendice del TG2, Lezioni di Mafia, però non farà in tempo. E è un periodo a Roma quello relativamente felice, addirittura molto spesso si incontrano, vedono a cena anche senza scorta, ma qui a Roma inventa la sua creatura, la Direzione Nazionale Antimafia o Superprocura. Lui diceva: come la mafia ha una cupola, anche noi dobbiamo avere un'unica direzione strategica di coordinamento delle varie procure sul territorio. La magistratura italiana arriva a proclamare lo sciopero contro la superprocura perché teme di essere sottoposta al potere di un solo uomo, poi Giovanni Falcone, candidato in pectore, e tramite di lui a ministro. Comunque Falcone migliora il testo e esso viene approvato a novembre, quindi l'ultimo giorno utile presenta la sua domanda al CSM per essere nominato. Ancora una volta il CSM gli trova un candidato ideale da contrapporgli. È Agostino Cordova, procuratore nazionale, procuratore della Repubblica a Palmi, che ha da poco indagato alcuni esponenti del Partito Socialista, quindi candidato ideale da contrapporre Giovanni Falcone, uomo di Martelli del Partito Socialista. In commissione del CSM finisce 2-3 contro Giovanni Falcone e il ragionamento che più o meno fanno è sempre lo stesso: Giovanni Falcone sarà pure il migliore, sarà pure il più esperto in materia di mafia, ma non è indipendente. Qualcuno scrive: la collaborazione fra il ministro e il magistrato si è fatta così stretta che non si sa bene se sia il magistrato che offre la penna al ministro o il ministro che offre la copertura politica al magistrato. E per Giovanni Falcone questo è il motivo di grande sconforto e di profonda amarezza. Ai suoi amici confesserà: ma a uno che deve morire da un momento all'altro, che gli importa di diventare super procuratore? Io non ho niente, non posseggo niente, non ho neanche una casa, ho soltanto il mio lavoro e la mia dignità, e almeno quella non me la possono togliere. Il maxi processo è intanto arrivato in Cassazione e il Ministero, su suo anche suggerimento, ha stabilito che non sia più la prima sezione presieduta da Corrado Carnevale quella a decidere i processi per mafia, ma che sia il criterio della rotazione. E quindi il processo, il maxi processo, non viene giudicato da Corrado Carnevale, ma da Arnaldo Valente. Il
30 gennaio 92 la Cassazione sancisce la definitività delle condanne in primo grado e ribadisce l'impianto accusatorio del famoso teorema Buscetta, della cupola, del direttorio. Viene quindi ucciso a Palermo Salvo Lima, che viene considerato il responsabile, che non aveva saputo mantenere gli impegni, le promesse di che il maxi processo si sarebbe aggiustato in qualche modo in Cassazione. Comunque Falcone comprende che la mafia sta preparando qualcosa di molto grave e lo dice in un'intervista che vediamo. Falcone, lei è concordo sul fatto che la situazione oggi è peggiore rispetto a 10 anni fa? Beh, non so se sia peggiore o migliore, certamente, o meglio, certamente migliore non è. È una situazione di grossa instabilità e parecchio pericolosa. E per chi si impegna, per chi ha come compito istituzionale di contrastare questi fenomeni, e all'interno stesso delle organizzazioni, perché c'è qualcosa, soprattutto in questi ultimi tempi, che non convince affatto e se temo che purtroppo si verificheranno fatti gravi. Scusi, ma perché dice questo? Questo che sta dicendo adesso è molto grave e anche nuovo. Il mio dovere di cronista mi obbliga a chiedere perché dice. Abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che possano accadere delle cose spiacevoli nel prossimo futuro. Non può dire di più? No. Effettivamente il 23 maggio 92 alle 17.58 i sismografi posti a Monte Cammarata da Agrigento registrano una scossa tellurica. In realtà non è un terremoto, sono stati piazzati più di 600 kg di tritolo all'interno del cunicolo sotto l'autostrada. Gianni Falcone e sua moglie erano vivi ai primi soccorsi e rispondevano con gli occhi alle sollecitazioni che venivano fatte. L'autista Costanza è dietro, è ferito ma è vivo. Gianni Falcone aveva il motore addosso e a soli 53 anni e 5 giorni morirà alle 19.05 in ospedale fra le braccia dell'amico Paolo Borsellino. La moglie Francesca sembra avere qualche possibilità in più di farcela, chiama continuamente il marito e chiede ai medici che si occupino di lui, ma dopo 2 operazioni in 4 ore, alle 23, anche la muore. Si verifica la sua profezia, la mafia mi ucciderà e mi renderà giustizia. La prima auto del corteo, il corteo si chiamava in codice Quarto Savona 15, la prima auto del corteo non viene trovata. La croma marrone, Falcone viaggiava quella al centro, la croma marrone è quella, la prima, viene rinvenuta a 62 metri di distanza, completamente distrutta. E gli agenti Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Ciglio sono ridotti a brandelli. Viene ritrovata la mano di Antonio Montinaro ancora con le dita incrociate, segno a mo' di scongiuro, segno dell'ansia e dei timori che c'era in quella macchina in quel momento. In effetti il boato aveva colpito in pieno la prima macchina e non quella di Giovanni Falcone. Questo perché, come riferì Costanza, Giovanni Falcone aveva estratto dal cruscotto la chiave dell'auto porgendogliela dietro, affinché l'autista prendesse le chiavi di casa per poi restituirgli la chiave. Gianni Falcone poi rinfila immediatamente la chiave e in quel momento c'è lo scoppio. Se Gianni Falcone fosse rimasto fosse seduto al suo posto, quindi il posto posteriore, o almeno avesse portato le cinture di sicurezza, l'attentato con ogni probabilità avrebbe avuto conseguenze diverse. Forse sarebbe rimasto vivo, come lo stesso Costanza. Molti misteri, tuttavia, quasi finito, circondano la strage di Capaci e se in precedenza si pensava che questa fosse una strage pura di mafia,
oggi queste idee cominciano a vacillare. Perché? Allora, la piccola e sconosciuta Agenzia Repubblica, nei giorni 21 e 22 maggio, ipotizzava che a far cadere la candidatura a Presidente della Repubblica di Andreotti sarebbe stato, e quindi far vincere Spadolini o Scalfaro, sarebbe stato testualmente un bel botto esterno come ai tempi di Moro. Tre giorni dopo, sul cratere di Capaci, la polizia scientifica trova un bigliettino con scritto GUS, Gestione Unificata Servizi, via Selci, e un numero di cellulare. Cellulare che appartiene a un funzionario del SISDE, tale Lorenzo Marracci, che non riuscirà mai a spiegare e giustificare perché si trovasse lì quel giorno quel biglietto. Gli attentatori parlavano tra di loro con telefoni cellulari clonati che erano intestati al SISDE. Una comunicazione fra due telefoni, casualmente intercettata a Catania qualche giorno prima, diceva: venerdì 22 maggio gli facciamo un attentato sul secondo ponte dell'autostrada. Furono effettuati i controlli, tutti sulla zona di Catania, ma non furono mai avvertite le altre questure. Purtroppo, da qualche mese, il servizio di protezione di Giovanni Falcone era stato ridimensionato. Egli non aveva più l'elicottero che lo seguiva dall'alto nei suoi spostamenti e che certamente avrebbe potuto avvistare gli attentatori sulla collinetta allo svincolo. E inoltre i poliziotti da 21 si erano passati a 12 ed erano state tolte le loro relative portate. Un furgoncino bianco, forse un Fiat Ducato, fu notato da molti, fra cui il cognato di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il giorno precedente la strage, allo svincolo di Capaci, con circa sei persone intente a stendere dei cavi. Eppure furono fatte indagini, ma nessuna ditta autorizzata a fare lavori nei luoghi in cui su autostrada in quei giorni aveva ordinato appunto di svolgere lavori in zona. Dalle dichiarazioni degli ultimi pentiti, Gaspare Scaduzza, si riferisce che l'artificiere di Capaci doveva essere Pietro Rampulla, un mafioso di Messina, ex fascista, esperto di esplosivi. Egli invece qualche giorno prima dichiara di non poter partecipare per impegni familiari. Ora, può un mafioso annullare la sua presenza alla strage più delicata della storia di Cosa Nostra per impegni familiari? O qualcuno dice forse non si è più voluto togliere qualcuno dal luogo, da un passato così imbarazzante. Infine, il tipo di esplosivo. I mafiosi recuperarono il tritolo dalle bombe inabissate nei fondali marini durante la Seconda Guerra Mondiale, ricavato poi e nonché mescolato con l'esplosivo usato nelle cave. E allora perché viene trovato dagli inquirenti anche un esplosivo di tipo militare, il T4, che fa da collante e soprattutto da detonatore per un'altra miscela esplosiva? Chi ebbe a fornire questo esplosivo di tipo chimico militare? Un'ultima cosa. La strage di Capaci è un unicum nella storia delle stragi, degli attentati, in cui viene fatta saltare un'auto lanciata a 170 km all'ora. Unico precedente c'è stato il 20 settembre 63 in Spagna, l'ETA con Luis Carrero Blanco, era il delfino del generale Franco, ma in quel caso la sua auto andava a passo buono. Ora, gli scherzi del destino di Giovanni Falcone lo perseguitano anche da morto, perché all'ospedale di Palermo Giovanni Falcone e Francesca trovano il professor Vassallo, che con la sentenza del maxi processo era stato condannato a 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Egli farà di tutto senza riuscirci a salvarlo. Il magistrato di turno che accorre per primo a Capaci
è Alberto Di Lisa, colui che era stato da poco condannato in primo grado per essere l'autore delle lettere del corpo contro Giovanni Falcone. Il primo a esprimere cordoglio per la morte di Giovanni Falcone è Leonardo Orlando, che, come abbiamo visto, dopo un'iniziale amicizia, lo aveva pubblicamente denigrato. Intanto che Giovanni Falcone a Palermo muore, qualcuno si preoccupa a Roma anche di controllare il suo conduta. E nonostante che la procura di Caltanissetta avesse disposto i sigilli, il servizio centrale operativo non trova al ministero un databank Casio, che invece apparirà solo qualche giorno dopo con una memoria interamente cancellata. Un altro portatile, Toshiba, appare una settimana dopo, nonostante i sigilli, a casa del giudice. I documenti anche qui sono modificati in modo maldestro. Dopo la sua morte sono pubblicati quelli che verranno chiamati i cosiddetti diari di Falcone, che lui aveva consegnato a Diana Milella, verranno pubblicati dal Sole 24 Ore. È un resoconto delle sue amarezze e delle delegittimazioni subite dal procuratore Gianmarco. E molti diranno che sono un falso, anche grossolano. Borsellino però dirà, in occasione del trigesimo, di averli letti in vita di Giovanni Falcone e ne attesterà l'autenticità. Il congresso americano però tributa a Giovanni Falcone i meriti e all'unanimità vota una risoluzione a mente della quale l'uccisione di Giovanni Falcone è un crimine commesso anche contro gli Stati Uniti d'America. Infatti nell'atrio della scuola dell'FBI viene apposto un bronzo, un busto, che ritrae Giovanni Falcone. E viene messo lì perché gli allievi devono passare davanti a lui e salutarlo due volte al giorno. Questo per rendere onore al grande italiano. Infine, il 26 settembre 1997, la Corte di Assise di Palermo condanna il boss della cupola a 24 ergastoli, sentenza che verrà confermata in appello e in Cassazione. Oggi a Caltanissetta si celebra un processo, il Capaci bis, per l'individuazione di eventuali mandanti occulti. È notizia di quest'anno, a giugno 2015, le spoglie di Giovanni Falcone dal civico cimitero di Sant'Orsola sono state trasferite nella chiesa di San Domenico, il Pantheon dei Siciliani. Ringraziamo l'avvocato Padovani e io darei a questo punto la parola al professor Taormina, perché lui molti di quei personaggi li conosce o li ha conosciuti e quindi ci dirà qualcosa di concreto e di vero, in modo da farci noi un'opinione per chi ancora ha qualche dubbio. Grazie. Beh, io anzitutto ho ascoltato con grande interesse e anche emozione le osservazioni e la ricostruzione che è stata fatta dall'avvocato Padovani. Con emozione perché si tratta di vicende che io ho vissuto personalmente, in vesti diverse, talvolta invece convergenti con quelle di Giovanni Falcone, che era un mio carissimo amico, contrariamente ad altri che lo ritengono e lo si dichiarano essere stati amici e invece non lo sono mai stati, a cominciare da Giuseppe Ayala, per il quale Falcone aveva un'antipatia sviscerata, tant'è che quando facevamo le riunioni di lavoro, dopo che si era scherzato un po', Giovanni diceva: Peppi, adesso dobbiamo lavorare, puoi andare. Quindi, per dire, le mie posizioni sono state molto, molto articolate, perché io sono entrato in magistratura insieme a Borsellino, mentre Giovanni era entrato l'anno prima.
E, però abbiamo fatto, allora c'era un periodo di uditorato prima di diventare magistrati a tutti gli effetti, dovevamo fare un periodo di 2 anni di uditorato e poi fare un altro concorso, e quindi vinto il concorso di aggiunto giudiziario, così si chiamava, entravamo nel pieno delle nostre funzioni. Per cui nei 2 anni sia io che Giovanni Falcone che Borsellino, più Giovanni Falcone che venne a Roma, Borsellino rimase a Palermo a fare uditore, abbiamo avuto una frequentazione assidua. E l'intelligenza era fuori discussione, soprattutto quella di Falcone. E io devo dire anzitutto una cosa importante, che nessuno sa probabilmente. Nel momento più difficile di Giovanni Falcone, che è stato quello che si concluse con la nomina a procuratore aggiunto, perché quando si trattò della questione della Direzione Nazionale Antimafia e ancora prima del passaggio a Roma come direttore generale con Claudio Martelli, diciamo così, la situazione era incandescente dal punto di vista politico, ma non sul piano della pericolosità nei suoi confronti per tutto quello che aveva fatto, di cui adesso 2 parole mi permetterò di dire. Quello, il momento nel quale si trattava, che si concluse con la nomina a procuratore aggiunto, quello era il momento nel quale volevano ammazzare qualcuno. E chi costituì quel posto? Perché il posto di procuratore aggiunto non esisteva a Palermo, per cui era necessario costituire un nuovo posto per poter fare in modo che Giovanni diventasse procuratore aggiunto. In mia presenza, a casa di un magistrato che non c'è più e che è stato anche lui un perseguitato, sia pure essendo stato spesso al centro di chiacchiere, di polemiche non giustificate, Claudio Vitalone, a casa di Claudio Vitalone, Giulio Andreotti intervenne presso il ministro della giustizia per fare istituire il posto di procuratore aggiunto, che dopo circa 20 giorni, un mese, il Consiglio Superiore della Magistratura, prescindendo dalla pubblicazione, lo assegnò a Giovanni Falcone. Quello fu il momento nel quale fu salvata la vita a Giovanni Falcone. Non solo, ma fu messo in condizione, questo anche per diciamo così, eliminare i sospetti, perché quando fu la storia di Pellegriti si disse che Falcone accusò Pellegriti di essere un calunniatore perché in qualche modo avrebbe coinvolto la persona di Andreotti. Andreotti fu una persona, se, al di là delle questioni politiche, ideologiche e quant'altro, ma fu una persona che lo rimise in sella proprio lì dove Falcone poteva far più male. Però io credo che noi di Giovanni Falcone dobbiamo parlare e sul suo operato riflettere alla luce di quello che succede oggi, perché guerre di mafia, iniziative giudiziarie devastanti che sono state realizzate prima di tutto da Giovanni Falcone, ma insomma alla fine dei conti oggi 2015 stiamo, non dico in una situazione come quella di allora, ma direi forse anche più grave, perché vedete qual era il problema, perché era combattuto Falcone. Falcone era combattuto dalla sinistra per un motivo e dalla destra per un altro motivo. La destra, dico, al di là di, diciamo, delle possibili articolazioni, per come la intendiamo oggi, da una parte centrodestra e da una parte centrosinistra, ma la destra era contraria a Falcone
perché era accusato di avere modificato gli sistemi investigativi, di avere forzato l'applicazione delle leggi dello Stato e quant'altro, ma soprattutto, diciamo la verità, perché, usiamo un linguaggio diciamo così felpato, riteneva che la mafia non fosse un fenomeno così grave come in realtà era. La sinistra invece gli rimproverava il famoso terzo livello, gli rimproverava di avere fatto tanto, ma contro in sostanza la manovalanza, perché lo stesso Michele Greco, il Papa, Bernardo Brusca e tutti i grandi, da cominciare da Ligio e Cei, i grandi criminali naturalmente, erano considerati soggetti con i quali bisognava assolutamente non avere nessuna possibilità di... quindi, però poi il terzo livello, quello politico, non veniva toccato, e nel terzo livello venivano inseriti soprattutto i personaggi che poi concludono la loro storia con Lima, ma che i personaggi dei quali abbiamo parlato. Quello che veniva rimproverato a Falcone e che è crollato miseramente e che è all'origine dei nostri problemi attuali è il problema della cupola, perché Falcone, non è vero che non voleva attaccare il terzo livello, Falcone aveva un programma ben preciso che gli è stato stroncato. Falcone voleva andare per gradi, il terzo livello era l'ultimo stadio dell'attività di contrasto mafioso che era stato realizzato. Tutto passava per quel problema, perché, avvocato, una cosa è necessario precisare rispetto alla ricostruzione assolutamente fedele e eccezionale che lei ha fatto. Quando ci fu il maxi processo che arrivò in Corte di Cassazione, tenete presente che io lì ero un protagonista dall'altra parte. Il maxi processo a Palermo l'ho fatto dall'altra parte. La vicenda della Daura, io ero il difensore del pentito americano Salvatore Amendolito, il quale accusava la Del Ponte di essere stata la persona che aveva organizzato l'attentato alla Daura. Quindi mi trovavo in questo intreccio maledetto che non, era un po' complicato potersi. Ma il problema fu questo. Corrado Carnevale che cosa aveva fatto? Corrado Carnevale, il famoso ammazza sentenze, aveva praticamente nei procedimenti che si erano per i singoli fatti erano arrivati in Corte di Cassazione, Corrado Carnevale aveva cominciato a smantellare il problema della cupola. L'ira di Dio del 31 gennaio del 92, quando noi abbiamo fatto il maxi processo in Corte di Cassazione, il 31 gennaio, adesso vi dico perché questa data per me è importante, dove fu messo come presidente quello che sì, nell'ambiente forense veniva chiamato il farfallino, cioè Arnaldo Valente, fu messo perché doveva fare le scarpe a Carnevale, doveva cioè riaffermare quello che Carnevale pian piano aveva smantellato. Il problema quale fu? Che lo smantellamento fu apparente, perché in quella sentenza venne affermata, sentenza storica, che è storica per il passato ed è storica per l'attuale, perché in quella sentenza fu detto: è vero che il fenomeno mafioso è un fenomeno unitario, è vero che la cupola è al vertice dell'organizzazione mafiosa, ma intanto risponde dei singoli fatti, soprattutto di quelli omicidiari, in quanto non soltanto abbia partecipato alla ideazione dell'attentato, Lima ad esempio, ma in quanto vi sia stata anche un'attività di partecipazione alla esecuzione del singolo reato. E voi capite che questo era un modo
col quale si tornava da capo, perché bastava che, ed era facilissimo, la famosa commissione che sedeva a Palermo e che deliberava le incisioni, le deliberava punto e basta. Poi erano i vari Scarantino, i vari manovali del crimine che portavano avanti la esecuzione, ma naturalmente tutti gli ideatori rimanevano ben coperti. Questo è il vero, è stata la vera ragione della, la vera grandezza di Falcone, ma anche la vera ragione del contrasto nei suoi confronti e la vera ragione, diciamo, dell'insuccesso che poi si è verificato successivamente. Quando viene fatto il maxiprocesso, ha la sua grandezza proprio nell'aver individuato il centro di direzione strategica della mafia. Il momento, il 31 gennaio diventa il momento nel quale questa logica viene spezzata o parzialmente spezzata e non sarà mai più ripresa. Io dico questo perché noi oggi abbiamo un esemplare nel quale il recupero di questo valore che aveva individuato Falcone, che aveva animato tutta la sua opera, ha permesso anche attualmente di ottenere dei risultati. Giuseppe Pignatone era uno di coloro che lavoravano in quel periodo. Giuseppe Pignatone, tanto per essere chiari, poi ha veramente dirazzato, perché Gianmarco è stato non un magistrato ma un delinquente, ma Giuseppe Pignatone era un magistrato della cerchia di Gianmarco. Gianmarco fu trasferito d'ufficio perché allora, quando un magistrato commetteva dei reati, veniva trasferito in Corte di Cassazione. Gianmarco è stato trasferito in Corte di Cassazione, presiedeva la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, dopo essere stato trasferito d'ufficio per aver fatto le porcherie che ha fatto a Palermo e di cui l'avvocato Padovani vi ha raccontato. Pignatone faceva parte di quella schiera, l'attuale procuratore di Roma, ma non è soltanto l'attuale procuratore di Roma, allora era l'uomo di Gianmanco, che nel momento in cui Gianmanco fu trasferito in Cassazione venne relegato in posizioni assolutamente subalterne, perché andò a fare il procuratore circondariale, che era una istituzione allora esistente che aveva poco significato, ma appunto facevano gli assegni a vuoto e i reati edilizi. Pignatone, quando va in Calabria, a Reggio Calabria, e si mette a combattere il fenomeno dranghetista, che cosa fa? Fa esattamente quello che fece Falcone. Disse: signori, qui è inutile che ci andiamo a perdere appresso alla Cosca X, alla Cosca Y, all'Ocri, a Merito Portosalvo, a Reggio Calabria o a Catanzaro. Qui dobbiamo partire dalla esistenza di un'organizzazione unitaria che ha il suo centro di formazione strategica nella cupola, si chiama come si vuole, nella commissione, nella cupola, come si vuole, secondo quello che si preferisca. E a Reggio Calabria, in Calabria, Pignatone, è vero che è successo poi che per queste ragioni la 'ndrangheta si è estesa al nord, perché l'estensione al nord, ma per forza, se gli altri non fanno le stesse cose, è chiaro che non si, se non c'è una uniformità di strumenti di contrasto, è chiaro che poi ci sono questi spesati. Ma la 'ndrangheta calabrese è andata in grandissima difficoltà, se n'è dovuta praticamente, non dico andare ma si è dovuta trasferire. La cosa grande di Falcone è stata questa. Dicevo, Pignatone in Calabria ha fatto la stessa cosa, è venuto qua a Roma, che ha fatto? Con tutte le dovute cautele, perché non possiamo mettere i fenomeni sullo stesso piano, ma ha fatto la stessa cosa.
Quindi il sistema paga. Perché voglio ricordare e dare importanza a questo dato? Perché l'opera di Falcone passa, primo, per questo dato, secondo, perché si è inventato di sana pianta delle tecniche investigative che oggi sono, fanno scuola in tutte le direzioni distrettuali antimafia, perché come noi per esempio abbiamo fatto una lunghissima guerra al pentitismo, noi in Italia, ma al pentitismo di Falcone nessuno ha fatto la guerra, perché Falcone, prima di utilizzare una dichiarazione di un collaboratore di giustizia, doveva non soltanto, come ricordava l'avvocato Padovani, si scriveva le cose per conto suo e non era senza significato, e non sarebbe ancora oggi senza significato se si osservassero, certo non si può fare più come in passato, regole di tutela della segretezza, ma mai nessuno ha detto una parola, non perché si trattasse di Buscetta, perché Buscetta è stata importante, ma molti altri sono stati importanti, sono stati utilizzati senza che nessuno abbia mai censurato le tecniche di utilizzazione di queste narrazioni, di questi narrati da parte di Giovanni Falcone. Quindi centralità del fenomeno, centralizzazione del fenomeno e tecniche di investigazione di assoluta avanguardia. La morte di Falcone è la DNA, è inutile che ci prendiamo in giro. E perché la DNA? Per quello che ha detto l'avvocato Padovani. Perché Falcone, ero io al Ministero quando abbiamo fatto la riforma giudiziaria, che si conclude poi con la realizzazione della Direzione Nazionale Antimafia, che poi fu un po' edulcorata perché al Consiglio Superiore si scatenò il putiferio. La Direzione Nazionale nasce all'insegna della contrapposizione cupola statale, cupola mafiosa. Questo era il concetto. E allora mandare Falcone alla Direzione Nazionale Antimafia significava metterlo nella condizione di dare attuazione a livello nazionale a quello che era stato il sistema di contrasto durante la sua opera a Palermo. Questa è la ragione per la quale Giovanni Falcone non è più. Questa è storia assolutamente incontestabile. Allora noi dobbiamo pensare a Falcone non per tutto quello che è stato, perché già sarebbe moltissimo, ma soprattutto perché o recuperiamo la sua metodologia, o recuperiamo le sue tecniche, o recuperiamo la sua strategia, altrimenti la mafia continuerà ad essere più forte di prima, perché si è trasformata la mafia, è diventata ancora più complicata. Guardate che quando ci sono gli omicidi, è brutto dirlo, ma quando ci sono gli omicidi e le violenze, già è una cosa buona, perché vuol dire che la reazione, vi faccio solo un esempio e poi chiudo. Se voi osservate la camorra in Campania, a parte i delinquentacci che uccidono dietro l'angolo, questo non è, ma la camorra vera, cioè quella che controlla l'economia, è diventata un elemento talmente connaturato, talmente compenetrato con il tessuto sociale, che non c'è assolutamente più nulla in base a cui potersi regolare per capire se è stato commesso un reato o non è stato commesso. L'imprenditoria di terra di camorra non subisce estorsioni, non subisce danneggiamenti, non subisce uccisioni, paga e basta. Nessuno deve andare dall'imprenditore di terra di Campania per dire: guarda che tu mi devi pagare l'estorsione. Non c'è bisogno di niente. Quando l'imprenditore assume un'attività lavorativa, piccola o grande, così come noi denunziamo allo Stato o all'ente pubblico l'inizio lavori,
Così l'imprenditore va dal camorrista e gli dice: ho iniziato questi lavori, qual è la tassa? Io credo che questa sia la cosa più grave che possa essersi verificata nell'evoluzione del sistema mafioso. Allora noi dobbiamo capire che si è talmente raffinato il sistema, quasi ad essere una forma di legalizzazione pericolosa china questa dell'apparente legalizzazione. Noi dobbiamo renderci conto che il contrasto è diventato ancora più difficile, ma passa ineludibilmente per lo strumento non solo della collaborazione in giustizia, che deve essere correttamente utilizzata, ma soprattutto per la concezione unitaria di ciascuno dei tre fenomeni. Non solo, ma oggi i tre fenomeni vanno oltre, perché la cabina di regia oggi non è soltanto quella della mafia, della camorra e dell'andrangheta, ma c'è una cabina di regia superiore che rende ancora più importante e forte la sfida, e ancora più importante ricordarci di quello che faceva Giovanni Falcone. Quindi credo che l'avvocato Padovani stasera ci ha ravvivato un pensiero, una riflessione che più attuale di così non potrebbe essere in questo momento. Ringraziamo il professor Taormina e a questo punto o abbiamo un dibattito o poniamo delle domande o ce ne andiamo a cena. Decidete voi. L'assemblea ma noi abbiamo Elvio. Elvio sta in crisi. No, grazie. Elvio voleva fare omaggio all'avvocato di un... Lo diamo noi, ma c'è... Questo è quello che io ho detto della finanza.